sono un po' distratto pensando ad altro, in particolare guardavo, no, la sala, vedo che è una delegazione del Partito Democratico. Io saluto favorevolmente gli amici di Laezza e Pasquale Amoruso. Reputo questa manifestazione, la quarta in linea di continuità con quella della presentazione di Gianni Michele Bruno, presidente dell'Associazione Francesco Bruno. Questo ci tengo a dirlo, la prima manifestazione di Gianni Pittella con Circolo Francesco Bruno, come la seconda, quella dei Giovani Democratici con la discussione sul Cantarillo, e saluto anche Rosa Davide, segretaria dei Giovani Democratici di Cattolica. Le parole di Cantarillo, i socialisti del primo e del secondo incontro erano presenti ieri alla presentazione di Ferrandino e Consolino, sono oggi presenti qui democratici. Noi riconosciamo in voi, nel gruppo consigliare Puccio, Passamo, Maezza, insieme a Pasquale Amoruso, insieme a Giovanni Marigliano, gli unici interlocutori del Partito Democratico. Noi riconosciamo la degenerazione politica, sociale, morale, culturale, economica di questa città ha un nome ed ha un cognome. È inutile guardare ad altro, qui bisogna guardare oltre. E chi oggi in questa città, e chi oggi in questa città, spero anche io, sono a contatto con i vertici provinciali e nazionali, vuole guardare ad un diverso modo di fare politica, non è offendendo, non è offendendo l'avversario, come è stato nel caso specifico di questa sedicente assessore Marro, la mia solidarietà a nome dei socialisti di Casoria al consigliere regionale Angelo Marino, per essere stato scritto in questo modo gravissimo da questa dottoressa, professoressa, persona che dovrebbe insegnare ai nostri ragazzi qualcosa, perché penso che da qualche giorno in poi sia il caso di dare degli insegnamenti a lei, in primis di educazione, perché il rispetto in politica è la prima cosa. Allora, da lui in questo momento interverrà con attesa su alcuni temi specifici, come non è stato fino adesso. Non abbiamo rappresentanza consigliare, ma questo non ci spaventa, non è stata mai, diciamo, la presenza consigliare fondamentale per fare politica. Ma non è possibile che inizia a dire denuncia, ecco, denuncia della CGL, denuncia della CGL, denuncia qualsiasi sindacato, da qualsiasi parrocchia. Qui c'è uno stato veramente di abbandono totale. Ricostruire l'identità socialista di questa città vuol dire anche, caro Marco, chiedere scusa a questa città a nome di quello che i socialisti hanno fatto in passato, una parte dei socialisti. Ecco, allora, gli amici del Partito Democratico comunico che lunedì convocherò Pasquale Amoruso e con questo Rosa Davide, Carlo Maiello, tutti quelli che ci saranno, anche i sindacati come le forze sociali, rappresentanti del tipo la Conte Esercenti, dei consumatori, qualsiasi diciamo, persona che abbia il gusto della filantropia e dell'impegno sociale verso gli altri dovrà necessariamente dire che cosa ne vuole fare di questa città. Noi vogliamo farla ritornare ad essere una città florida, una città ricca, una città non solo di sani e di piani, ma in particolare di gente onesta. Con questo passo la parola e con un caso al responsabile degli enti locali del Partito Socialista Italiano Provinciale, Alessandro Zamperini.